Ha chiesto di intervenire la deputata Sarti, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma io vorrei anche fare un po' di chiarezza. Le fantomatiche polemiche, che sono, come sono state definite, relative a questa convocazione, non si riferivano più di tanto alla legittimità o meno dell'atto, della convocazione. Qui non è in ballo la legittimità o meno di un atto dovuto. Il punto vero è la percezione e l'informazione sbagliata che viene data ai cittadini, i quali sono indotti a credere che governo e Parlamento siano chiamati il 20 di agosto a lavorare, quando questo invece non sta minimamente avvenendo. Questo è il punto. La metà, scusate colleghi, ho due minuti, fatemeli usare. Ecco, vado avanti, vado avanti, lasciatela finire, per favore, colleghi, prego. La metà dei componenti di questo governo e delle altre forze politiche sono piuttosto impegnate in questa settimana in una delle più grandi kermesse, in uno dei più grandi eventi eclatanti dell'estate, il meeting di Rimini. Il regno della compagnia delle opere, il regno dei cellini, il regno dei grandi accordi, il regno delle larghe intese, la grande passerella delle forze politiche, dove le larghe intese funzionano benissimo. Allora, chissà, io penso che magari proprio in questa settimana si potrebbe trovare all'interno del meeting quella soluzione tanto paventata, tanto auspicata da certe forze politiche per salvare il pregiudicato Silvio Berlusconi dalla sua naturale ed ovvia decadenza da senatore. Speriamo che questo non avvenga. Quindi io ribadisco, non prendiamoci in giro con questi inutili interventi volti a giustificare la nostra presenza qui oggi. Non c'è nulla da giustificare, c'è solo da riprendere i lavori il prima possibile, magari approvando ogni tanto anche qualche legge di iniziativa parlamentare invece dei soliti decreti legge. Grazie Presidente. Grazie. Ha chiesto di intervenire la deputata Ruocco, prego. Grazie Presidente. Io ringrazio la Presidente perché ci dà l'opportunità di richiamare sempre il ruolo del Parlamento. Mi domando però, da quando siamo qui, quale sia stato ad oggi poi concretamente il ruolo del Parlamento per un popolo sofferente e stanco che vede puntualmente una classe politica baloccarsi in formalismi. Io personalmente ho presentato 13 interrogazioni a risposta scritta e una risposta orale, cui non è stata data dal governo nessuna risposta. Queste interrogazioni raccoglievano le istanze appunto di quel popolo a cui puntualmente non vengono date risposte. Quindi colgo l'occasione della presenza qui del governo per chiedere formalmente le risposte alle interrogazioni, tra l'altro alle interrogazioni presentate, auspicando che finalmente i cittadini trovino appunto la loro fiducia, ma con i fatti e non con i formalismi. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto ora di intervenire il deputato Buonanno, prego, ne ha facoltà.